Buongiorno ragazze e ragazzi, nuovissimo video. Allora, oggi voglio esaudire un'altra vostra richiesta. Mi avete chiesto come eliminare il calcare e come creare uno scudo protettivo sul box doccia, sia in cristallo che in plastica. Quindi ho trovato un prodotto ad hoc, tra l'altro nuovo, ma tra l'altro anche economico, che ci consentirà di prevenire lo sporco, il calcare e creare uno scudo protettivo sulle plastiche, sull'acciaio, sulle ceramiche, sui vetri dei nostri bagni. Ma adesso ve lo mostro subito e andremo a pulire uno dei miei bagni. Vi faccio vedere la pulizia profonda che fa e che scudo protettivo crea. Andiamo! Allora, arrivati in bagno, questo è il prodotto che oggi vi voglio mostrare, il Dual Power Cura Doccia Effetto Antigoccia, prima e dopo, previene lo sporco e il calcare e come potete vedere è un prodotto nuovo. Io lo sto utilizzando già da diverse settimane ed è fantastico. Vi dico cosa fa: deterge e mantiene la doccia brillante senza fatica. Durante l'applicazione lascia un film protettivo che facilita lo scorrimento dell'acqua, ritardando la formazione di depositi calcarei aloni. Ed è ideale per vetro, plastica, piastrelle, acciaio. Si può utilizzare per box doccia, vasche, sanitari, tende, quindi un po' per tutto. E la modalità d'uso è questa: praticamente dice di spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche secondo, poi risciacquare con dell'acqua e anche asciugare. Io vi consiglio, oltre all'utilizzo di questi prodotti qua che ci facilitano appunto la pulizia e la cura dei nostri bagni, un tergi doccia. Noi abbiamo l'abitudine che dopo che ci facciamo la doccia, andiamo a passare questo sui vetri e andiamo a togliere il grosso dai vetri e anche sulle piastrelle. Questo è un aiuto grandissimo, pagato 2 euro all'IKEA, quindi veramente un prezzo irrisorio. Adesso ragazzi, passiamo alla pulizia vera e propria. Quindi adesso ci occupiamo del box doccia e del lavabo. Vi voglio far vedere come pulisce lo sporco, elimina il calcare e crea questo film protettivo che ci aiuterà di volta in volta a mantenere i nostri bagni puliti e splendenti, brillanti, senza queste goccioline che si depositano sull'acciaio, sui vetri, sulla plastica del box doccia. Io nel mio caso ho i vetri del box doccia, però anche chi ha il box in plastica comunque ha la formazione di calcare, queste goccioline che veramente sono fastidiose. E vi faccio vedere che veramente con pochi euro risolviamo questo problema. Mettiamoci al lavoro. Partiamo dal lavabo. Come potete vedere, ragazzi, sono presenti delle goccioline, vedete? Qui sono depositate delle goccioline dello sporco. Vedete? Ecco qua, anche sulla ceramica. Quindi adesso apro il prodotto e lo vado a spruzzare bene un po' dappertutto. Ok, lascio agire proprio 30 secondi qui sulle parti, vedete? Su queste qua 30 secondi e poi nel caso del lavabo io voglio passare comunque una spugnetta per togliere proprio, diciamo, un pochino di eventuale sporco. Nel caso della doccia, vado poi, lascio solo agire e vado poi a risciacquare. Qui è perché, come potete vedere, ci sono delle sporcizie, quindi preferisco passare comunque una spugnetta. Iniziamo. Anche la profumazione, ragazzi, è molto molto buona. Io faccio anche qui questo pezzetto di ceramiche perché tendono a schizzarsi, quindi
voglio pulire e proteggere anche quelle. E adesso vi faccio vedere, andiamo a risciacquare questo, ragazzi, è il risultato del lavabo, la ceramica bella brillante. Vedete anche il rubinetto come è venuto splendente, si sono tolte tutte quelle goccioline che erano presenti prima, cioè ceramica perfetta. Non so se rendo l'idea, ma veramente è venuto tutto bello splendente. E mentre sciacquavo, l'acqua andava via con un'estrema facilità, proprio perché crea questo film protettivo su tutte le superfici. Ma ora ci concentriamo sul box doccia. Ora, anche il box doccia presenta, come potete vedere, ampie goccioline di calcare. Vedete? Cioè, qui si notano proprio bene. Quindi adesso vado a spruzzare tutto il prodotto qui su tutte le zone in acciaio e vi voglio far vedere anche alcune zone del cristallo. Cioè, non so se qui, forse vi devo far vedere dalla parte interna, aspettate. Ecco, vedete qui dove noi non passiamo la spazzolina, vedete, ci sono delle goccioline di calcare, ragazzi, vedete, queste che sono le goccioline che rimangono dove magari non passa bene il tergidoccia. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a spruzzare il prodotto, sciacquiamo poi con il doccino, poi per fare, secondo me, una cosa ottimale sarebbe da asciugare con una spugna. Se non avete tempo, comunque il risultato sarà sempre ottimo, perché questo prodotto va a sciogliere tutte queste goccioline di calcare. Allora, tolgo tutto quello che posso togliere, andiamo a prendere il nostro Dual Power Cura Doccia, spruzziamo bene dappertutto, anche sotto, perché comunque qui si deposita il calcare, spruzzo anche su tutte le ceramiche e sui vetri. Soprattutto nelle zone dove il tergidoccia ha difficoltà, siamo anche da questo lato. E c'è lo sporco qui, ragazzi, qui si è depositato un po' di sapone, quindi spruzzo bene dappertutto, lasciamo agire 30 secondi, un minuto, e poi, ragazze, andiamo a sciacquare senza strofinare. Vi faccio vedere che anche senza strofinare, come ho fatto sul lavabo, lo sporco si toglie tutto. È impressionante l'efficacia di questo prodotto. Ho fatto passare circa un minuto, ragazzi, adesso apro il mio doccino per fare il risciacquo. Ecco qua, andiamo a risciacquare bene dappertutto. Guardate l'acqua come scorre, ragazzi, aspettate che vi voglio, magari vi faccio vedere sul vetro, che sul vetro scorre ancora meglio. Guardate i vetri, vedete? Vedete l'acqua come scorre, ragazzi? Cioè, scorre con estrema facilità, guardate, vedete? Proprio perché crea questo film protettivo. Ma chiudo l'acqua, cioè praticamente, ragazzi, avete visto, guardate le goccioline, ne sono rimaste ben poche, ma guardate come scorrono, vedete come scendono, perché questo prodotto crea proprio un film protettivo. Una passata con il tergigoccia, poi
Poi voglio dare un'asciugata semplicemente per farvi vedere che ha tolto con estrema facilità il calcare dai vetri. Ci è venuto alla perfezione, vi ricordate qui c'era il deposito del sapone perché tenevo il bagno schiuma, è venuto pulitissimo ragazze. Voglio passare una semplice spugna solo per farvi vedere come ha tolto il calcare. Quindi adesso che ho asciugato vi mostro il tutto. Ed ecco qua ragazzi, con pochi minuti quindi ho eseguito la pulizia del box doccia del mio bagno. Guardate anche i cristalli come sono venuti splendenti, senza goccioline, cioè io l'ho semplicemente asciugato con una spugna e questo è il risultato. Poi se voi non avete tempo e non potete asciugarlo, comunque questo prodotto vi crea questo velo protettivo, non lascia aloni o residui di calcare e aiuta a prevenire la formazione di calcare, oltre a non lasciarla. Vedete anche il piatto doccia, è venuto proprio perfetto, con pochissimo. Sono soddisfattissima di aver trovato questo prodotto. Li prenderò sicuramente, questo lo trovate in vendita all'Eurospin, è della linea Dual Power Cura Doccia Effetto Antigoccia, 20 euro di prodotto e mantiene quello che dice. Ragazzi, ho provato a passarlo anche qui sul porta asciugamani e guardate, io adesso lo spruzzo, lascio agire praticamente per qualche secondo, poi andiamo a passare una spugna e vi faccio vedere come l'acciaio torna brillante, perché qui quando ci asciughiamo le mani cadono sempre quelle goccioline e mi rimangono gli aloni che odio proprio vedere, e vi faccio adesso vedere che con una passata il gioco è fatto. Cioè, guardate ragazzi come è tornato bello brillante, ha eliminato tutte quelle goccioline di acqua che si erano depositate asciugate sull'acciaio, lasciandomelo tutto bello brillante. Così ragazzi, il mio bagno è tutto completamente pulito grazie a un unico prodotto che mi ha fatto tornare tutto brillante e con l'effetto antigoccia. Sono soddisfattissima di averlo trovato e di aver avuto questo bellissimo risultato. Provatelo ragazze. Concludo il video, spero che anche oggi vi sia stata utile e ho esaudito un'altra vostra richiesta, insomma almeno sicuramente chi me l'ha richiesto rimarrà soddisfatto. E io come al solito ragazzi vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciatemi un like per sostenermi e chi mi vuole anche seguire su Instagram mi trova sempre come FedericaSweet02. Vi mando un bacione enorme ragazzi e ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video ricchi di novità, quindi occhio alle nuove uscite. Un bacione immenso.